Dal 21 al 23 settembre, quindi da domani a domenica, si svolgerà Vivi il Verde 2018, iniziativa promossa dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione. Abbiamo con noi il curatore Carlo Tovoli, buongiorno, buongiorno e benvenuto. L'inaugurazione domani nella settecentesca Villa Spada a Bologna con una mostra Tessere Giardini, di cosa si tratta? Accanto c'è un bellissimo giardino all'italiana di fine Settecento. All'interno del museo di Villa Spada ci sono degli abiti e dei tessuti proprio dello stesso periodo, della fine del Settecento, che si riempiono all'improvviso di fiori, giardini e natura. Questo è un itinerario floreale all'interno delle collezioni del museo che i curatori, Giancarlo Benevolo in particolare, del museo stesso hanno realizzato e con la quale inauguriamo questa kermesse, ormai giunta al quinto anno, dedicata al verde, della natura in tutte le sue sfumature. Stiamo vedendo anche alcune immagini di Villa Spada con i suoi meravigliosi giardini. Ecco, la rassegna è giunta alla quinta edizione. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Lo spirito è proprio quello di far vedere, far apprezzare tutte le sfumature del verde, quelle 70 sfumature di verde che il pittore Giorgio Morandi ci aveva insegnato a vedere dalla finestra del suo atelier nella casa museo a Grizzana Morandi, che sarà un'occasione per scoprire in queste giornate. Quel verde che vediamo nei giardini dei castelli di Parma e Piacenza, a Salsomaggiore, a Fontamellato, a Colorno. Da Piacenza a Rimini infatti sono una settantina le aree verdi da scoprire, più di 100 appuntamenti, ne stavi citando alcuni? Sì, ce n'è per tutti i gusti, da eventi per bambini, visite guidate, tree trekking, gite botaniche, escursioni, visite a delle ville importanti come quella Villa Fantina Tredozio, Villa La Babina a Imola, Villa de Verger a Rimini, tantissime occasioni per vedere il verde e scoprire la natura e l'architettura di questi giardini particolari che troviamo un po' sparsi in tutta la regione. Molte iniziative sono gratuite, alcune a pagamento, ci sono anche appuntamenti per i più piccoli e c'è un appuntamento particolare domenica 23 settembre, tree trekking col coro. Di che si tratta? Daremo la possibilità gratuitamente di scoprire 5 grandi alberi monumentali nel centro di Bologna, vere e proprie torri verdi che accompagnano le torri bolognesi, allietati da 3 corali, tra cui anche la corale della regione Emilia-Romagna. Un'occasione unica per fare una passeggiata tranquilla, allietati anche dalla musica. Un evento per tutti. Benissimo, fra i luoghi da visitare ricordiamo anche l'Orto Botanico di Bologna, uno dei più antichi d'Europa, che quest'anno compie 450 anni. Ringraziamo Carlo Tovoli, curatore della rassegna Vivi il Verde, appuntamento dal 21 al 23 settembre. Cambiamo